Siamo con Marco Lo Russo. Oggi cerchiamo di capire, oltre alla parte artistica, qualcosa che riguarda invece proprio la persona, lui come uomo, le sue sensazioni, le sue aspirazioni e soprattutto il suo carattere, il suo modo di fare. Marco, sappiamo che è uno dei più grandi musicisti, compositori che abbiamo nella nostra zona, nato nella nostra zona, perché lui è nato a Sermoneta e quindi rappresenta per il territorio pontino sicuramente un'eccellenza incredibile che ci invidiano in tutto il mondo. La prima domanda che vorrei fare a Marco è questa: tu hai questo rapporto molto stretto con la musica, ma c'è spazio poi per qualcos'altro? Beh, essere sincero, non c'è così tanto spazio per altro, perché comunque per raggiungere determinati livelli, che poi sappiamo che dipende anche molto dalla fortuna, dagli incontri, però di base ci deve essere una grande preparazione, e per avere questo c'è bisogno di un lavoro certosino tutti i giorni, e quindi insomma gira un po' tutto intorno alla musica, cioè veramente non è che sia così tanto tempo libero da dedicare ad altro. L'artista esce fuori dallo spazio e dal tempo, e questa poi è l'essenza dell'artista, è la prerogativa di un artista. Che rapporto hai tu con il tuo spazio quando esci fuori dal tuo habitat normale, quotidiano? Tu giri tutto il mondo, come ti rapporti poi con delle diverse realtà? È un discorso un po' particolare, nel senso che quando hai la fortuna di viaggiare tantissimo o di stare molto a casa, perché vuoi gli estremi, hai una visione della realtà alterata. Perché è il quotidiano, cioè il fatto che una persona si sveglia la mattina, va al lavoro, poi esce, poi fa delle cose, porta i figli a scuola e vive una dimensione in un gruppo societario che possono essere amici, parenti, eccetera, eccetera. Io tutto questo lo vivo a puntate e quindi ho una percezione, se vuoi, alterata della realtà, ma nel senso positivo, che stranamente quando sono in giro, anche se incontro persone di altre culture, con altre lingue, difficilmente una percezione errata di quello che sono. Con questo non voglio essere presuntuoso, però vedendo tante persone, cioè, le percepisci immediatamente. Quello che faccio, ho avuto la fortuna di mettermi di fronte a uno specchio e dire: non mi interessa suonare uno strumento come lo suonano in tanti, cioè fare il puro esecutore, e quindi per questo ho fatto poi gli studi che ho fatto, e quindi diciamo già questo mi ha deviato molto sull'approccio allo strumento. Ho avuto una percezione di riconoscimento, quello sì, cioè non di bisogno ma di riconoscimento, che comunque c'è un apprezzamento verso quello che faccio, c'è uno scambio con tanti artisti, con le persone, e poi diciamo che quello che più mi soddisfa e vedere la gente emozionata quando viene a un mio evento, questo è quello che più mi appaga e che più per me ha una priorità. Marco, il tuo prossimo progetto sta per partire, il 18 febbraio inizierai un tour in tutti i paesi della Toscana, ci vuoi parlare di questo progetto? Sì, è praticamente uno spettacolo dal titolo Silenzi di guerra, dell'attore Renato Raimo. Noi abbiamo collaborato insieme quando abbiamo fatto un evento nel 2014 in onore di Papa Wojtyła a Roma, a Santa Maria Nerasceli, col museo appunto polacco in onore del Papa, e in quell'occasione c'era appunto un attore che era Renato, che leggeva dei testi e mi ha parlato di questo progetto appunto, che è poi sulla memoria, sulla guerra. E la cosa interessante di questo spettacolo, dove siamo poi vestiti come dei soldati, quindi abbiamo dei costumi originali, io suono live e lui recita, è il fatto che in parecchie cittadine italiane venivano chiamati questi ragazzi ad andare in guerra a 18 anni, e in alcuni casi il padre si sostituiva al ragazzo cambiando il nome sulla cartolina. E quindi praticamente in ogni città abbiamo trovato dei documenti originali su questa storia, e quindi silenzi di guerra, perché sono proprio i silenzi della guerra, quindi non c'è, è la riflessione, è il momento prima, è il momento in cui l'uomo è concentrato in determinati stati d'animo in cui la paura, le forti emozioni diciamo ti prendono.
È stata un'esperienza molto bella, partiremo in tour e niente, partiamo dalla Toscana e poi ci sono anche altre date in altre regioni italiane.